Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Iniziano ad arrivare i primi rifugiati dall'Ucraina. Pescara ha abbracciato una prima famiglia fuggita dalla guerra e ad accogliere in municipio il capogruppo dell'UDC al comune di Pescara, Pignoli, il quale si sta occupando di trovare una sistemazione a questa famiglia. Stefano Recanati. Mi è rimasta lì la mamma, mio figlio invalido, oppure mio fratello che fa la guerra perché sta con il contratto. E mi dispiace anche che non posso neanche aiutare a loro. 24 ore fermi alla frontiera romena di Siret e poi un lungo viaggio di 30 ore per raggiungere Pescara. L'Odissea vissuta da Bozena, 32 anni, partita in auto dalla città ucraina di Chernivtsi con i suoi due figli gemelli di 4 anni e la sorella 13enne, giunte nel capoluogo adriatico questa notte ad accoglierli alla dogana il papà Valerio, da anni in Italia, e che ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia. Guarda, un terrore che io c'ho ancora sulla pelle perché non riesco ancora a accettare che facciamo tutta questa guerra, io non lo so perché, per quale motivo. Spero che il comune aiuta, che dà la mano di tutto per la scuola, per l'asilo, perché i nipotini, cioè non devono vedere tutta questa cosa. In comune la famiglia è stata accolta dal gruppo dell'UDC di Palazzo di Città guidato da Massimiliano Pignoli, il quale ha già avvisato il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l'assessore alle politiche sociali per trovare nel più breve tempo possibile una sistemazione a questa famiglia. Le politiche sociali attraverso l'assessore Dinisio che si sta occupando adesso dalla parte, diciamo, più operativa, cioè quella della sistemazione, perché ovviamente ci sono dei minori, quindi va trovata una sistemazione ad hoc rispetto alle esigenze che possono avere dei minori rispetto a degli adulti. Per cui Pescara integra, l'UDC aiuta ed è sempre presente per i bisogni non solo della città di Pescara, ma devo dire a questo punto anche rispetto a quello che sta accadendo a migliaia di chilometri da noi. E a proposito di quello che sta accadendo a migliaia di chilometri da noi, il conflitto ucraino è anche una guerra cibernetica. L'Abruzzo è sede di grandi aziende che si occupano proprio di cybersicurezza, un aspetto chiave questo nelle guerre contemporanee, compresa per l'appunto quella in Ucraina. Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Presidente Putin, i tuoi segreti non sono più al sicuro. È una dichiarazione di guerra quella pronunciata dalla maschera bianca di Anonymous. L'attacco hacker alle compagnie energetiche russe che gestiscono gas e petrolio ci ricorda che oggi la guerra è anche guerra informatica. Il collettivo questa mattina ha attaccato anche le ferrovie bielorusse. Tutti i servizi sono disattivati, hanno detto gli hacker, finché le forze russe non lasceranno il paese. In gergo militare l'attacco si chiama Tango Down. È anche questa la guerra del XXI secolo. Anonymous negli ultimi anni è ricordata anche per le azioni contro l'ISIS e contro Israele. Per stare al passo, le grandi aziende che si occupano di difesa si specializzano sempre più sul cyberuniverso. Nulla di nuovo sotto il sole, ci spiega il professor Antonio Teti dell'Università d'Annunzio, responsabile del settore sistemi informativi e innovazione tecnologica. La cyberwar si combatte tutti i giorni, dice il professor Teti, anche ricorrendo ad hacker mercenari. I conflitti si combattono, diciamo, in maniera forse un po' minore sul piano dell'impegno delle truppe sul campo e sempre più sul piano cyber, quindi in base all'utilizzo delle strutture informatiche, delle applicazioni informatiche e di quelli che conosciamo con il termine di malware. I conflitti cibernetici hanno il vantaggio di costare poco, perché si possono condurre attraverso, diciamo, pochi operatori seduti, in un angolo sperduto di un qualsiasi paese, e il tutto avviene attraverso la rete internet. L'elemento ora predominante a livello mondiale risulta essere quello della difesa cibernetica, quindi difendere i propri dati significa difendere il proprio patrimonio informativo e aggiungerei significa difendere anche l'esistenza stessa o la sopravvivenza di un paese. L'Abruzzo è un punto di riferimento in questo settore. Qui è presente Telespazio, si trova nel Fucino e si occupa di servizi satellitari e geoinformazione. Così come a Chietiscalo c'è la Leonardo SPA, azienda leader nel settore della cyber security e della difesa in generale, partecipata dal Ministero dell'Economia. Il centro è attivo 24 ore su 24 e ci lavorano 180 persone. Leonardo SPA dal 2012 è partner della NATO e alcuni degli strumenti di difesa informatica attualmente utilizzati nel conflitto
conflitto ucraino potrebbero essere sviluppati in Abruzzo. L'infrastruttura di Leonardo in Abruzzo è una infrastruttura dedicata proprio al cyber, quindi da tempo si occupa di sistemi difensivi e quotidianamente utilizza al meglio le proprie risorse, sia in campo diciamo di risorse professionali che risorse tecnologiche, per fronteggiare tutti i possibili attacchi o tentativi di attacco all'infrastruttura. Il mercato della cybersicurezza è in crescita. La crisi ucraina si è rivelata, come prevedibile, terribile anche per la borsa, con ripercussioni monetarie e azionarie. Oggi il FTSE MIB ha perso oltre il 2,8%. Leonardo però rappresenta un'eccezione. Solo oggi ha guadagnato oltre il 17%. Il valore delle sue azioni sono in netta crescita da quando, la notte tra mercoledì e giovedì, la Russia ha avviato l'invasione. Il mercato è stratosferico e sempre di più questo mercato crescerà. E partirà oggi il primo pullman proveniente dalla Puglia e diretto proprio in Ucraina per portare medicinali di vario genere. Vediamo. E questo è scritto in ucraino, scritto in italiano. Può darsi non tradotto bene, però penso che si capisce. Adesso proprio urgente servono. È un lungo elenco di farmaci e dispositivi di primo soccorso, quello che ci mostra Ciuprimaia. L'attacco russo all'Ucraina ha già fatto tanti feriti e le scorte iniziano a scarseggiare. Tantissime le persone che hanno risposto all'appello lanciato sui social dall'associazione, come conferma il presidente Carlo Sanvitale. E medicinali, perché è la cosa che ci hanno richiesto di più da lì. Queste associazioni mediche, perché con i feriti, specialmente militari, civili, scarseggiano i militari. Non pensavo, almeno qui per Pescara in Abruzzo, le telefonate che ho per l'aiuto umanitario, non pensavo, anche famiglie che vogliono mettere a disposizione appartamenti, camere, di tutto, questo sinceramente non lo pensare. Un primo viaggio partirà già nella giornata odierna, sarà un pullman di linea che arriverà fino a Leopoli, dove per ora la situazione non è drammatica come nella capitale Kiev. Questo è un pullman che passerà, caricheremo i medicinali, poi mano a mano che sappiamo che il pullman riesce a ripassare le dogane, perché se non si bloccano, allora raccoglieremo altre medicine e li spediremo. I pacchi verranno sigillati con cura, i fogli applicati su di essi saranno garanzia per il passaggio alla frontiera. E questo è il logo nostra associazione. E quindi è sicuro che possono. Ok. 100%. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Cambiamo argomento. A seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione con forti raffiche di vento, diverse criticità sono state segnalate nelle zone interne della provincia di Pescara. Il presidente della provincia, De Martinis, fa il punto dopo l'incontro straordinario voluto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. È stato un fine settimana all'insegna del maltempo. Dopo le nevicate che hanno colpito soprattutto l'entroterra, i disagi maggiori sono arrivati dai blackout che hanno interessato diversi centri. Per questo, nella giornata di ieri, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha convocato un tavolo d'urgenza per fare il punto della situazione sulle conseguenze legate proprio al maltempo. All'incontro hanno partecipato anche i vigili del fuoco, la stessa Enel, l'ANAS e la polizia provinciale. Le difficoltà più rilevanti si sono riscontrate a Penne, mentre a Tocco da Casauria, dove un traliccio si è piegato in due, ha comportato la chiusura della provinciale 67. Questi problemi in realtà sono problemi soprattutto riguardanti la corrente, perché per quello che riguarda le strade, fortunatamente gli uomini e i mezzi che sono intervenuti prontamente hanno reso le strade percorribili, quindi non ci sono stati disagi da questo punto di vista. C'è stata purtroppo la caduta di tanti alberi, questo sì, ma anche qui in questo caso si è provveduti subito alla rimozione. Quello che invece è stato un grande problema, un problema per il quale ci siamo ripromessi di convocare un tavolo e Sua Eccellenza ha condiviso questa indicazione, quanto prima, per ragionare dopo questa emergenza che cosa non è andato al fine di evitare che si ripeta la situazione che ancora adesso purtroppo si è riscontrata sul territorio. Tante contrade di tanti comuni sono rimaste senza corrente, probabilmente a causa di una manutenzione che forse si poteva fare in maniera più accurata. Sicuramente il maltempo è stato, questa perturbazione è stata abbastanza forte, ma al di là di questo non è possibile pensare che si possa lasciare un intero territorio senza luce, e a tal proposito vanno presi dei provvedimenti quanto prima.
Dopo il pronunciamento del Comitato Via e del Consiglio di Stato, oggi le associazioni di categoria di Chieti con il WWF sono tornate a ribadire il loro no deciso al progetto Mirò per la realizzazione di Megalo 2 e annunciano che si costituiranno in giudizio al TAR. Selenia Secondi. Megalo 2 non sa da fare, lo ribadiscono oggi Confcommercio, Confesercenti, CNA, WWF e Pescara Chieti, che questa mattina, in vista della prossima seduta del Comitato Via per il progetto Mirò, hanno annunciato che si costituiranno in giudizio al TAR. Già Megalò fu realizzata senza autorizzazione ambientale, ricorda il WWF. I successivi ampliamenti non hanno ragione d'essere per questo. Il fatto che oggi si pensi ad una via postuma è assurdo, perché non è auspicabile nel caso di costruzioni realizzate dopo una bocciatura. Bocciature confermate anche in via giudiziaria, prima il Comitato Via, poi il Consiglio di Stato, infatti, hanno espresso parere negativo alla realizzazione di Megalo 2. E ciò che è stato realizzato andrà abbattuto e demolito. La Regione Abruzzo, a mio avviso in maniera puntuale, sta osservando l'ordinanza del TAR per verificare se effettivamente deve procedere a questo esame preventivo. Tutto ciò, a mio avviso, fa la Regione Abruzzo perché è ben conscia che questa via postuma non può andare da nessuna parte. Quello che noi aggiungiamo come associazioni ai pareri legali già espressi in maniera esaustiva dall'avvocato Febbo e che nella fattispecie non è possibile effettuare nessuna sanatoria e quindi in maniera immediata, senza ulteriore proroghe, bisogna provvedere alla demolizione dei manufatti perché sono già stati giudicati negativamente dal punto di vista sociale-economico, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della sicurezza. Quindi noi chiediamo alla politica che manifestino il loro dissenso, il loro favore nei confronti di questo progetto che riguarda non solo la città di Chieti ma tutto il territorio. Io ritengo anacronistico continuare in questo modo ad intasare le aule giudiziarie e per una cosa che ormai la proprietà dovrebbe rendersi conto di aver fatto un investimento sbagliato e arrendersi. Il mondo sta andando avanti in tutt'altra maniera, questi scatoloni vuoti dei centri commerciali sono archeologia commerciale in tutto il mondo, quindi non sono proprio neanche da favorire se vogliamo e la pandemia ha dimostrato la necessità dei negozi di vicinato, incalza anche l'online e questo è il vero nemico da combattere probabilmente su tutti i fronti, quindi basta queste cause che a quanto pare poi non portano a niente. Ci occupiamo ora di trasporti. Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli quest'oggi si è recato a Cerratina di Pianella, dove molte corse sono state soppresse. Un bel disagio per i tanti pendolari. I tagli delle corse degli autobus TUA stanno penalizzando studenti e lavoratori delle aree interne. A denunciare questa carenza è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che questa mattina ha voluto toccare con mano le difficoltà che stanno vivendo i cittadini di Cerratina, frazione del comune di Pianella nel Pescarese. Anche se i problemi, dice Blasioli, si estendono anche ai comuni limitrofi come Moscufo e Cepagatti. Se TUA dice è un problema di dipendenti, un problema di lotte sindacali che non consentono i concorsi. In realtà ci sono tantissime scelte organizzative che stanno, soprattutto che stanno deteriorando la situazione di questa zona collinare che dovrebbe essere invece ben collegata al centro di Pescara e al centro di Chieti. Diverse criticità anche a Scafa e Caramanico Terme, dove TUA ha tolto gli stazionamenti. Tutti gli autobus che devono raggiungere Caramanico e poi da Caramanico verso Sulmona o da Caramanico verso Pescara adesso vengono o da Chieti o da Tocco da Casauria, il che significa viaggiare a vuoto per 130.000 km all'anno in più.
con danni all'ambiente, all'economia regionale, dove già l'anno scorso ci sono stati 7 milioni di tagli per quanto riguarda Tua, ma soprattutto con grave difficoltà da parte proprio per gli studenti e per i lavoratori che devono collegarsi nei centri di lavoro. Noi chiediamo a Tua di risolvere queste problematiche e soprattutto di fare in modo che queste problematiche non riguardino solo ed esclusivamente la zona collinare di Pescara. Andiamo a Teramo, partecipazione appassionata degli studenti del liceo classico Delfico al finto processo per omicidio che si è svolto all'Università di Teramo su iniziativa dell'Ordine Forense Provinciale. Alla simulazione hanno partecipato avvocati e anche due magistrati del Tribunale di Teramo. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Un processo per omicidio con tanto di pubblico ministero e difensori, come se la causa si stesse realmente celebrando e sul banco degli imputati sedesse davvero un presunto colpevole. All'Università di Teramo gli studenti della classe terza C del liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo hanno simulato un processo penale sotto la guida degli avvocati della Commissione Progetti Legalità dell'Ordine Forense della provincia. Questa iniziativa fa parte di un programma, di un protocollo stipulato fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale Forense. Abbiamo scelto una classe del liceo Delfico, del liceo classico, l'abbiamo seguita per 3 anni, questo è il terzo anno. Nell'ambito appunto di questa sensibilizzazione degli studenti alle professioni forensi, quindi non solo quella di avvocato ma anche quella di magistrato e di operatore del diritto. La simulazione del processo costituisce il momento conclusivo del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento attivato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in collaborazione con il Liceo Delfico e che ha visto come referente l'avvocata Giulia Forlini. Abbiamo fatto delle lezioni teoriche, però abbiamo deciso di concludere questo percorso di 2 anni con un'attività pratica, proprio perché parliamo di formazione, quindi abbiamo voluto far confrontare gli studenti con un vero e proprio processo. Abbiamo simulato un processo, prima li abbiamo portati in tribunale ad assistere ad un'udienza penale ed oggi loro si confronteranno proprio direttamente con un processo penale, parliamo di una fattispecie di omicidio, loro hanno dovuto studiare le carte proprio come si fa in un vero processo e quindi dovranno adesso cimentarsi proprio nei vari ruoli, un gruppetto assumerà il ruolo della difesa, un altro gruppo farà pubblico ministero e parte civile e poi ci sono 8 ragazzi che ricopriranno la carica di giudici, quindi faranno la parte della corte d'assise. Al finto processo per omicidio protagonisti anche 2 magistrati del Tribunale Teramano, Flavio Conciatori e Laura Colica, che hanno offerto il loro contributo all'iniziativa formativa. Il valore è quello di affiancarsi alla didattica tradizionale per far entrare i ragazzi in prima linea, per prendere il nostro posto e capire se questo tipo di realtà può essere per loro interessante, per il prosieguo oppure no. Ma questa è solo una delle iniziative, perché l'Ordine Forense di Teramo ad aprile parteciperà anche all'ormai celebre torneo della disputa, un evento nazionale a cui sono iscritti circa 1500 studenti appartenenti a 37 scuole secondarie italiane. Dopo questo progetto sono convinto che c'è più consapevolezza nell'impegno che c'è nella costruzione della società civile basata sulla Costituzione e sui codici che oltre a tutelare l'individuo tutelano anche quella che è la comunità. Dall'io si passa al noi. E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C. Il Teramo si conferma squadra da rimonta nel 2022. Contro il Grosseto la squadra di Guidi va sotto per effetto del gol di Nocciolini. Ma poi ribalta il risultato con la doppietta di D'Andrea. Aumenta il vantaggio sulla zona play-out, ora distante 6 punti. Ascoltiamo Jacopo Forcella. Non è una salvezza doppia mandata, ma poco ci manca. Il Teramo chiude un ciclo terribile con la vittoria più sofferta e più importante, perché battere il Grosseto consegna più di un pezzetto di permanenza in categoria al termine di 95 minuti di sofferenza. La squadra degli ex Maurizi, Capaldi e Cretella, infatti al Bonolis, fa una gran figura, anche favorita da una prima frazione nella quale il Diavolo è assente, colpevole della contesa che si apre col diagonale di Malotti, ma avrà forti tinte maremmane.
Il brivido del gol annullato al 18esimo sugli sviluppi del piazzato di Saporiti sarebbe un segnale che i padroni di casa però non colgono. Così al 21esimo Jacoponi si fa scappare Arras, Lombardo non chiude su Saporiti e Nocciolini di testa fa calare sul Bonolis un gelo ancora più pronunciato della già bassissima temperatura percepita. Il Grosseto in palla, Raimo al volo al 35esimo chiama Perucchini e la risposta in bello stile è al Teramo. Servirebbe un guizzo per ribaltare l'inerzia psicologica di una gara complicata. Lo trova con la discesa di Lombardo al minuto 38, liberato dalla fisicità di Bernardotto, il traversone successivo che D'Andrea corregge alle spalle di Barosi, con una testata forse deviata ma che cambia il volto della partita. Anche perché Lombardo da punizione cerca la via della rete senza trovarla dopo pochi istanti, nella ripresa però il diavolo innesta la marcia superiore. Zosmanovic apre le danze al quarto dopo un'azione insistita di Bernardotto e D'Andrea trovando la risposta di Barosi, diavolo che trema quando la discesa di Aras vede la chiusura di Arrigoni sul corpo di Nocciolini, rimpallo che si stampa sulla traversa. Guidi inserisce Rosso e Mordini riportando Zosmanovic a destra e ha ragione perché passano pochi secondi e il numero 2 trova un traversone calibrato che D'Andrea impatta sorprendendo tutti e firmando il sorpasso del Teramo col quarto centro personale in campionato. Vantaggio che i padroni di casa vorrebbero consolidare, Rosso potrebbe essere esiziale quando Jacoponi lo serve al limite dell'area di rigore, destro affilato e anche per lui traversa piena. Entra Cisco per uno stremato D'Andrea, Teramo senza una vera e propria punta, Perucchini cala la saracinesca sulla conclusione di Artioli e di fatto consegna 3 punti che per il Teramo sono pesanti come un macigno, salvezza quasi in cassaforte, la trasferta di Cesena senza gli squalificati Bernardotto e Rossetti fa paura, ma i punti, quelli che invece latitano dalle parti di Grosseto, adesso sono una discreta assicurazione sul prosieguo della stagione. E a proposito del diavolo, la Teramo Calcio rende noto che il rinnovato consiglio d'amministrazione del club sarà ora composto dal dottor Stefano Cavallari nella veste di amministratore unico e che ricoprirà le deleghe precedentemente occupate dall'amministratore delegato Massimo Chierchia e dal dottore commercialista Carmine Tancredi, le cui deleghe verranno definite nei prossimi giorni. A Davide Ciaccia verrà conferita una procura speciale per la gestione sportiva del club. Proseguiamo con il calcio, stasera alle 21.05 il Pescara sfida il Modena al Braglia, ghiotta opportunità per entrambe le squadre, gli emiliani possono allungare a più 5 sulla Reggiana mentre il Delfino può agganciare l'Entella e portarsi a meno 2 dal terzo posto. Auteri, prima di Diambomi, Musciai, Chiarella e Delle Monache non ci saranno, convocato invece Pontisso che però è in dubbio, pronti al rientro tra i titolari di Ferrari e Drudi, Tesser invece rilancia l'ex Ciofani e Scarsella, out Marotta, Bonfanti e Silvestri. Ora però andiamo ad ascoltare le parole dei due allenatori. Da adesso in poi le partite sono tutte un bivio perché ci si avvicina al termine del campionato, per cui vincere equivale a posizionarsi in una situazione importante per il raggiungimento degli obiettivi. I ragazzi stanno bene, hanno recuperato le energie, poi la partita di lunedì sera segue quella di mercoledì, ma stanno bene complessivamente. La prima della classe, vabbè, di che parliamo? Una squadra che ha sempre vinto da record. Però per noi è stimolante per due motivi. Uno è questo, una squadra che non ha mai perso. E l'altro è che anche noi abbiamo necessità e bisogno di fare punti perché intendiamo inseguire posizioni importanti proprio a ridosso delle prime. Questa partita si prepara da sola, ripeto, i ragazzi hanno recuperato le energie e complessivamente stiamo bene, al di là di qualche piccola indisponibilità come Giambò, punto interrogativo Pontisso, il resto sta bene. Proseguiamo con la Serie D, il Castelnuovo Vomano perde l'occasione di risalire la china della classifica e avvicinare la zona più tranquilla. I teramani pareggiano a Pietramelara contro l'Aurora Alto Casertano al termine di un match durante il quale a prevalere è stato un estremo tatticismo, una strategia difensiva dei campani. La gara si anima nel finale, il Castelnuovo Vomano passa in vantaggio all'84esimo quando Emili dal dischetto insacca la sfera su calcio di rigore. I
padroni di casa riescono a incassare un punto utile ai fini della classifica nei minuti di recupero per merito dell'argentino Maidana, che sempre dal dischetto scrive il definitivo 1-1. La vittoria sarebbe servita come il pane al Castelnuovo, mentre il pareggio serve solo per muovere la classifica. Ora sarà una settimana importante per i neroverdi, che affronteranno nel recupero di mercoledì l'Alma Juventus Fano. Domenica difficile sfida contro i campani del Matese. E a proposito di Serie D, una buona prova che però non è bastata al Pineto, che perde tra le mura amiche il match con la capolista recanatese. Tante le palle gol sciupate, decide un gol di sbaffo che consente ai leopardiani di allungare in vetta il servizio di Roberta Di Sante. Un Pineto tutto cuore deve cedere l'intera posta in palio alla recanatese, che spugna di misura il Mariani Pavone grazie ad una rete del suo uomo simbolo, il capitano Sbaffo, e si conferma sempre più capolista del girone F. Meglio i leopardiani nel primo tempo biancazzurri, che escono nella ripresa e confezionano occasioni ma non riescono ad avere la necessaria lucidità per trovare il meritato pareggio. Gara molto equilibrata in avvio e condizionata dal terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Dopo una conclusione da fuori di Domizia al quarto che termina a lato, e la recanatese a fare la voce grossa al primo vero affondo utile. Quacquarelli dalla sinistra serve il capitano Sbaffo, che da ottima posizione non perdona. Conclusione potente e precisa del numero 10, che supera Mercorelli per l'1-0 ospite. Il gol del vantaggio galvanizza i giallorossi, che prendono campo e sicurezza sfiorando il raddoppio al 33esimo con l'ex Minnozzi, che con un fendente ad incrociare lambisce il palo della porta difesa da Mercorelli e termina sul fondo di un niente. La risposta del Pineto al 36esimo, corner di Pezzotti sul secondo palo e colpo di testa di Bosco, che finisce fuori per questione di centimetri. Ma nel finale è ancora la squadra ospite a sfiorare il 2-0 in contropiede. Al 42esimo Giampaolo se ne va in velocità sulla fascia e serve Gomez, la conclusione da fuori del centrocampista di poco alta. Nella ripresa Pineto, che torna in campo con un altro piglio e si fa subito vedere in avanti, neppure un giro di lancette. Pezzotti dalla sinistra serve sul palo lontano Barlafante, che gira di incrociare colpendo il legno, poi ancora Barlafante, viene però fermato in posizione di fuorigioco. Ancora Pineto al 7esimo, Minincleri serve Romano scavalcando la difesa ospite, ma la girata dell'attaccante è centrale e Urbietis può bloccare. Passano 3 minuti e al 10esimo il Pineto conquista un buon calcio di punizione dal limite. La battuta di Minincleri si infrange sulla barriera, poi la sfera arriva a Pepe e il colpo di testa del difensore che termina alto. L'occasione più nitida il Pineto la confeziona al 27esimo. Caprioli lancia Romano a tu per tu con Urbietis, che in uscita alla disperata si salva come può. Sfuma così la possibilità più nitida per il pareggio biancazzurro. Al 31esimo il direttore di gara Marchioni sanziona con il cartellino giallo il tecnico giallorosso Pagliari per proteste ed espelle dalla panchina l'ex Remo Amadio. Qualche istante più tardi, al 33esimo, proteste biancazzurre per un contatto in area con Minincleri, che resta a terra e reclama il calcio di rigore, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara, che lascia correre. Insistono i locali al 38esimo con un diagonale di Pezzotti che, deviato, termina fuori. Forcing del Pineto nel finale, che getta il cuore oltre l'ostacolo. Al 46esimo, sugli sviluppi di un corner, Mesisca trova il gol, che però viene annullato dall'arbitro, che sanziona un fallo su Urbietis. In pieno recupero, doppia occasione anche per Minella, che al 48esimo di testa spedisce al lato e un minuto più tardi fallisce un'occasione ancora più ghiotta. E l'ultimo acuto di una gara combattuta in cui la squadra di Amaolo avrebbe meritato il pari. Il Pineto è costretto a fermarsi dopo 3 vittorie consecutive. La recanatese conquista 3 punti pesantissimi e allunga fino a più 8 sul Trastevere, in attesa del big match di domenica prossima in terra laziale. Si ferma a 5 la striscia di vittorie consecutive per il Chieti, che deve accontentarsi di un punto in rimonta col Vasto Girardi. L'1-1 non è però da disprezzare, la lotta per un piazzamento playoff prosegue e si è sbloccato l'attaccante El Ouazzni. Si ferma a 5 la striscia di vittorie consecutive del Chieti, che continua il momento positivo ma non va oltre il pari casalingo contro un Vasto Girardi arrivato in terra d'Abruzzo per bissare la vittoria contro il Notaresco. L'1-1 rispecchia l'andamento della gara, con le due formazioni che non hanno rinunciato mai ad attaccare. Sotto una leggera pioggerellina e con il manto erboso non in perfette condizioni, la gara risulta subito godibile tra due squadre in ottimo stato di forma. Ma a fare la voce grossa nei primi minuti sono i pacchetti arretrati, che concedono poco ai rispettivi avversari. La prima occasione
azione da rete la costruisce il vasto Girardi, che si guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Ruggeri, lo specialista, va di potenza ma non ha fatto i conti con Forti, bravo ad immolarsi con il corpo. È un buon momento per gli ospiti, che approfittano di una leggerezza difensiva nero-verde. Guadalupi serve il solo Guida, ma è ancora Forti con un'uscita alla disperata a dire di no. Scampato il pericolo, il Chieti ha una colossale occasione per sbloccarla. Cross tagliato sul primo palo di Siragusa, ma Fabrizi in estirada da pochi passi mette sulla traversa, strozzando in gola l'urlo dei tifosi di fede locale. Nell'ultimo quarto d'ora non accade più nulla e dopo un solo minuto di recupero si va negli spogliatoi con i gialli ospiti, che ai punti avrebbero meritato qualcosina in più. Approccia bene la ripresa la formazione di Lucarelli, che si rende pericolosa ancora con Fabrizi. L'attaccante elude la trappola del fuorigioco, ma è entrato in aria, perde l'attimo con Distasio a chiudere. Sul capovolgimento di fronte al dodicesimo si sblocca la gara. Salatino, spina nel fianco della difesa locale, trova un pallone al limite dell'area e con la complicità di Forti, non irreprensibile nella circostanza, porta avanti i suoi. Rete numero 5 in stagione per lui, che dopo poco farà spazio a Buglia. Entrano El Wasni, Verna, Gai e Puglielli, ed è proprio Gai ad andare vicino al gol del pareggio al 33esimo. Cross con i giri giusti di Verna, ma sul classe 2003 prodigioso di Stasio, che riesce anche a bloccare la sfera che si ferma sulla linea. Trovato il vantaggio però, il vasto Girardi, anche grazie alla pressione offensiva del Chieti, commette l'errore di abbassarsi troppo, così è Fabrizi, questa volta a vestire i panni di uomo assist, che serve in profondità El Wasni, bravo in aria a fintare la conclusione e poi a battere con un tiro forte e preciso di Stasio sul primo palo. Ci credono ora i neroverdi, che nei 5 minuti di recupero si riversano a capofitto nella metà campo molisana, ma non accade più nulla tranne una punizione da lontano di Ruggeri, ma al triplice fischio finale è 1-1. Il Chieti esce dalla zona playoff, ma l'obiettivo è alla portata dei neroverdi. Termina qui questa prima edizione del TG6. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito. Un buon pomeriggio.